gufi siberiani, aquile reali, poiane, rapaci che si muovono nel castello di Brolo, la cui costruzione risale al X secolo d.C. e che domina il borgo sottostante con la sua magnifica torre. Un'iniziativa che si ripete ogni venerdì nel comune tirrenico e che vede la presenza di falconieri, nonché di splendidi esemplari di rapaci che fanno ripiombare i visitatori nel Medioevo. La falconeria nasce con, qui in Europa nasce con Federico II. Federico II è il primo falconiere d'Europa. Oggi invece nella modernità la falconeria dobbiamo sapere che dal 2016 è patrimonio dell'UNESCO. Non è usata come nell'antichità a livello di caccia, ma ci sono posti dove ancora si svolgono la falconeria con i falchi. Per usare i falconi a caccia bisogna avere il portadarmi e la licenza di caccia. Poi viene usata moltissimo come didattica in questi contesti come oggi al Brolo, che è il castello di Federico II, quindi non ci stiamo inventando niente, ma stiamo riproponendo quello che Federico II faceva negli anni. E sono animali fantastici, animali nati tutti in cattività, animali detenuti, controllati dalla forestale, e per i falconieri, devo spezzare una lancia per i falconieri, con i falconieri si è evitata l'estinzione di alcune specie. Abbiamo deciso di essere presenti al castello di Brolo ogni venerdì dalle 17.30 alla mezzanotte. Vogliamo fare degli incontri di falconeria sempre qua a Brolo, nel castello di Brolo, in una sala particolare dove vogliamo proporre la falconeria ai ragazzi, alle persone, in un modo molto, non una cosa circense, lo spettacolo, ma vogliamo fare come didattica una cosa istruttiva, una cosa molto più importante, dato e sottolineo che la falconeria dal 2016 è patrimonio dell'UNESCO.